questa puntata parleremo della marcatura uomo. Marcamento è l'azione di controllo diretto dell'avversario. In questa situazione per noi difensori è di vitale importanza, in quanto ci permette di limitare qualsiasi giocata dell'attaccante. Per noi difensori è fondamentale avere una posizione tra palla e porta. Ma anche più l'avversario si avvicina verso la porta e più bisogna stringere la marcatura. È importante tenere l'avversario a spalle alla porta per evitare di fargli fare o un tiro in porta o qualche giocata in profondità. Le marcature a uomo si verificano soprattutto sui calci piazzati e in prossimità dell'area di rigore. Nella marcatura uomo si cerca costantemente il contatto con l'avversario, sia con le braccia ma anche con la posizione del corpo. Nella marcatura uomo ci sono tre possibilità: contrastare, anticipare oppure temporeggiare per l'aiuto di qualche compagno. Vincere è fondamentale, ma per noi difensori è importante soprattutto non prendere gol e quindi di fare giocare l'avversario o l'attaccante sempre spalle alla porta e di limitare qualsiasi giocata.